Benvenute e benvenuti a tutte e a tutti a questo nostro secondo appuntamento del ciclo di seminari, durante il quale laureate e laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università di Udine raccontano il loro percorso professionale, dal conseguimento del titolo alla loro attuale posizione lavorativa. Ecco, come avete potuto leggere nella locandina, per oggi era previsto l'intervento dei dottori Alessandro Polimeno e Cristian Lunardelli. Purtroppo, a causa di un impegno imprevisto e improvviso, il dottor Lunardelli non sarà presente, ma abbiamo il piacere comunque di ospitare il dottor Polimeno. Colgo l'occasione per ringraziarli moltissimo entrambi, hanno accolto immediatamente con grande disponibilità il nostro invito. E, come avete letto nella locandina, i dottori Polimeno e Lunardelli lavorano presso la stessa azienda alimentare che è la Quality Food Group. Sappiamo che questa azienda, tra l'altro, è una SPA, quindi un'azienda grossa che ha sede a pochi chilometri da Udine e opera nel settore della produzione dei prodotti da forno. Sono molto contenta di ospitare questi due laureati perché essi rappresentano le due figure professionali che il corso di Scienze e Tecnologie Alimentari forma, cioè quelle del laureato triennale, come appunto Cristian, e quella del laureato magistrale rappresentato nella persona di Alessandro. E quindi penso che questa sia una occasione unica in particolare per voi studenti, per comprendere quali siano effettivamente le differenze in termini di attività e anche di mansioni che possono essere esplicate da questi due profili professionali. Prima di lasciare la parola al dottor Polimeno, ricordo a tutti che al termine della sua chiacchierata avremo una ventina di minuti a disposizione per rivolgergli delle domande. Queste domande gli possono essere poste sia a voce sia mediante la chat. E come già accaduto la scorsa settimana, sono certa che gli studenti e le studentesse collegati coglieranno questa opportunità per soddisfare dubbi e curiosità, e quindi per rivolgere domande che trovano utili per capire meglio che cosa significhi svolgere un lavoro presso un'azienda alimentare in questo caso e che cosa ci sta dietro, quindi approfittate dell'occasione. Ricordo che il seminario verrà registrato e successivamente sarà messo a disposizione nella modalità on demand sui canali YouTube di PlayUniUd e del corso di studi. Quindi chiedo a tutti gentilmente di mantenere i microfoni e le telecamere spente durante la presentazione. Buon ascolto e lascio la parola al dottor Polimeno. Prego Alessandro. Allora, intanto grazie alle professoresse che mi hanno dato la possibilità, mi hanno chiamato, ci hanno dato la possibilità di partecipare a questo evento. È un piacere per me, è un piacere anche sicuramente per l'azienda in cui lavoro. Incomincio cercando di condividere il mio schermo con una presentazione che abbiamo preparato insieme a Christian. È un peccato che non ci sia, ma cercherò di parlare anche di lui. Infatti, lavoriamo in stretta collaborazione. Abbiamo avuto la possibilità di entrare all'interno dell'azienda più o meno nello stesso periodo. Ci occupavamo all'inizio di due cose diverse, poi invece ci siamo ritrovati in ricerca e sviluppo. Io sono il suo capo, però, siccome è importante sempre lavorare in team, abbiamo un buon rapporto e lavoriamo a stretto contatto. L'azienda dove lavoriamo è la Quality Food Group, come aveva detto la prof. Anese, è qui a Martignaco, in provincia di Udine, è stata fondata nel 1891, per cui ha 130 anni, da 130 anni. È nata l'azienda dalla famiglia Delser, che in centro a Martignaco aveva aperto uno stabilimento in cui ai tempi lavoravano addirittura le monache e produceva biscotti, wafer e caramelle. Ma era stata anche la prima realtà a produrre biscotti per l'infanzia. Tra l'altro, i biscotti per l'infanzia sono ancora una delle nostre produzioni d'eccellenza. Delser, fin dall'inizio del 1900, è stata fornitrice della Casa Reale e anche del Papato, affermandosi come importante realtà italiana nella produzione di prodotti da forno.
Molto famose erano le latte di biscotti, che sono tutt'oggi oggetto di collezione, sono anche molto quotate, per cui potete vedere da questa immagine come venivano curate i biscotti, come venivano curati il packaging, come veniva curato il packaging del tempo. Nel 1972 è stato costruito il sito attuale, che negli anni è stato più volte ampliato. Nel 1976 c'è una tappa importante perché ha visto, e non tutti lo sanno, anzi veramente in pochi, ha visto la nascita presso il nostro stabilimento dei biscotti Mulino Bianco. Ai tempi infatti Barilla stava cercando un co-packer per la produzione di sostituti del pane e biscotti e ha scelto Delser per delle ragioni particolari. Infatti ai tempi tutti gli stabilimenti di produzione di prodotti da forno avevano un layout verticale, per cui c'era un piano dall'alto in cui c'erano le materie prime, si scendeva per le impastatrici, si scendeva ancora di più per il confezionamento. Ai tempi invece Delser aveva un layout completamente orizzontale in un unico piano e ha scelto proprio Delser quindi come unico stabilimento per la produzione di tutti i biscotti, quindi le macine, i tarallucci, il pan di stelle, le gocciole, sono nate tutte qui in Delser, in Quality Food Group. Nel 2001 la Delser, per adeguarsi un po' ai vari cambiamenti, ha scelto di cambiare il proprio nome in Quality Food Group, diventando un gruppo e dando la possibilità di dedicarci al terzismo, quindi a produrre prodotti conto di vari clienti. Questa è una vista dall'alto del nostro stabilimento produttivo. Ci sono 103.000 metri quadri, di cui 35.000 sono occupati da attrezzature produttive e i dipendenti occupati sono 290. Qui potete vedere un po' qual è stata un po' la storia. Vedete, questa era la parte più vecchia, poi si è ampliata ancora, questo è stato l'ultimo ampliamento. Ora invece stiamo crescendo in questo lato qui. Queste sono un po' le certificazioni che abbiamo in azienda, per cui ci stiamo certificando FSC 22.000, abbiamo le certificazioni FS, BRC, abbiamo la capacità, la possibilità di produrre alimenti per i celiaci, quindi la certificazione IC, abbiamo la certificazione bio tramite l'ICEA, l'autorizzazione ministeriale per produrre prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, ad esempio per l'infanzia, prodotti senza glutine e proteici. Abbiamo la certificazione per poter produrre prodotti UTZ o Rainforest Alliance, quindi per il cacao e il cioccolato, RSPO per l'olio di palma, Halal e Kosher e Smetta. Questo è un po' quello che possiamo produrre, quindi prodotti da forno, in particolare biscotti, sia frollini che biscotti secchi, biscotti per infanzia, cracker, snack salati, wafer, in questo caso senza glutine, prodotti catering, prodotti senza glutine, sia cracker che biscotti, biscotti e wafer a proteici, biscotti senza zucchero e anche prodotti alleggeriti. Abbiamo 8 linee di produzione, 5 sono dedicate alla produzione dei biscotti, 2 sono dedicate alla produzione dei baby biscuit, 1 per la produzione di cracker, 1 per la produzione di prodotti senza glutine, cracker, biscotti e biscotti infanzia. Questa linea per la produzione di prodotti senza glutine verrà trasferita entro il prossimo anno presso un nuovo sito di produzione che stiamo costruendo a Noventa di Piave, che verrà dedicato esclusivamente alla produzione di prodotti senza glutine. Abbiamo un'altra linea poi per la produzione di wafer, che viene dedicata esclusivamente, anche questa, alla produzione di prodotti senza glutine. La capacità produttiva annua, considerando la possibilità di produrre con tutte e 8 le linee contemporaneamente, arriva a 45.000 tonnellate annue. Questo è un po' il grafico del fatturato in questi anni. Io sono entrato in azienda tra il 2008 e il 2009, per cui, come potete vedere da questi dati, ho assistito ad un rapido e forte crescita del fatturato derivante dallo sviluppo di nuovi prodotti e dall'acquisizione di nuovi clienti. In 10 anni arrivare a raddoppiare il fatturato dell'azienda è stato senz'altro un traguardo molto importante.
Per quanto riguarda l'attribuzione del fatturato, il marchio aziendale, che è il marchio Delser, rappresenta il 6% del fatturato. Come vi dicevo, lavoriamo molto contro terzi, per cui lavoriamo sia per marchi privati, quindi tutte le catene della grande distribuzione, sia per marchi industriali. Esportiamo il 30% del nostro fatturato, il 70% resta in Italia, e abbiamo più di 600 tipi diversi di prodotti che sono sviluppati con oltre 250 ricette esistenti. Questi sono i principali clienti marchi industriali, quindi il gruppo Danone con i vari marchi Milupa, Bledina, Nutrisha, Almiron, il gruppo Nestlé, il gruppo DMK, Perugina, Aero, Maiani, Heinz, Barilla, Mulino Bianco, Atlantic Group, Dr. Scher, Mondelez, Nutrition e Santé. Questi sono i marchi privati italiani, un po' tutte le catene della grande distribuzione. Questi sono i marchi privati esteri. E veniamo un po' a noi. Allora, Christian è il mio collega, lui è laureato triennale in tecnologie alimentari e so che ha avuto la possibilità di entrare in azienda attraverso un tirocinio presso il laboratorio della Quality Food Group e si è dedicato un po' all'inizio alle analisi di laboratorio, per cui ha avuto una formazione dal personale di laboratorio e ha cominciato a fare le analisi in un laboratorio interno. Nel nostro laboratorio interno vengono fatte generalmente delle analisi reologiche per il controllo delle farine, le analisi dell'umidità e le analisi centesimali, oltre a le verifiche di processo più dettagliate, più mirate. Dopo questo tirocinio, io so che ho avuto la possibilità di svolgere una work experience e anche lì la sua mansione era quella di tecnico di laboratorio. Al termine di questa work experience gli è stata data la possibilità, visti insomma i meriti e le capacità mostrate, di avere un contratto a tempo determinato, per cui ha avuto prima un contratto di un anno, da novembre 2010 a novembre 2011, poi gli è stato prorogato con un altro contratto a tempo determinato di 2 anni, in cui ha iniziato anche la collaborazione con me per l'attività di ricerca e sviluppo. Dal novembre 2013 invece ad oggi lavora con me con un contratto a tempo indeterminato, impiegato in ricerca e sviluppo e svolge anche la funzione di tecnologo di processo. Io invece sono Alessandro Polimeno, ho a parte un diploma di maturità classica, conseguito la laurea triennale e poi ho scelto di proseguire negli studi arrivando alla laurea magistrale in scienze e tecnologie alimentari. Mi sono laureato nel 2009. Anch'io posso dire che durante la laurea ho cercato di potermi inserire però con tutte le modalità che potessi avere nel mondo del lavoro, avendo la possibilità magari di farmi conoscere con alcuni tirocini o con le work experience che ai tempi potevano essere proposte. Per cui durante la laurea triennale avevo scelto la possibilità di fare un tirocinio presso un'azienda di Udine, si chiamava La Gusto 1, faceva prodotti pronti, piatti pronti, in particolare lasagne e cannelloni, sterilizzati attraverso un particolare processo di stabilizzazione termica a microonde, con l'unione anche di alcuni step a vapore. È stata una possibilità per me molto importante, perché ho avuto la possibilità di inserirmi in una piccola azienda e di cercare di capire però quello che era il ruolo del tecnologo alimentare e di lavorare a stretto contatto con lui. Mi è stata data la possibilità anche di affrontare un problema molto particolare, perché c'erano dei grossi problemi di stabilità microbiologica dei prodotti finiti, di cercare di capire le cause e di lavorare a stretto contatto anche con gli operatori per cercare di porre rimedio
alle non conformità che c'erano e ottenere dei risultati. Qui probabilmente ho capito che il lavoro all'interno di un'azienda di produzione era quello che mi sarebbe piaciuto fare, perché dal contatto con le persone, dal contatto con i processi reali, c'è la possibilità di capire, di migliorare e di fare delle cose veramente interessanti e che mi davano molta soddisfazione. Ho avuto la possibilità durante questo tirocinio anche di svolgere un tirocinio presso il laboratorio di microbiologia del dipartimento e di concludere la laurea triennale. Durante lo svolgimento della laurea specialistica sono stato chiamato, non so come mai, dalla Quality Food Group per un colloquio. Ai tempi infatti stavano introducendo in azienda tre figure. Una si doveva occupare di produzione, una di ricerca e sviluppo, una di qualità. Ho avuto la possibilità di partecipare alle selezioni e sono arrivato in fondo. Le selezioni sono state abbastanza particolari, in quanto il primo colloquio è stato fatto con la responsabile delle risorse umane ed è stata unicamente una discussione atta a capire quali erano le mie, a conoscermi meglio, tutto qua. Poi c'è stato un colloquio con il direttore generale e al termine un colloquio con il responsabile di area, per cui il direttore di produzione è responsabile dell'assicurazione qualità dei tempi. Sono riuscito a passare alle selezioni, quindi mi è stata data la possibilità di entrare in azienda con un tirocinio. Io però volevo finire di laurearmi, per cui è stato per me un periodo molto particolare, perché ero un po' in contrasto, contrastato tra la volontà di entrare subito nel mondo del lavoro e la necessità o la possibilità di terminare il percorso di studi. Tutto sommato erano due cose che volevo fare alla stessa maniera, però ho dovuto scegliere e ho preferito terminare il percorso di studi sfruttando però il tirocinio con la possibilità di farmi conoscere. Ho fatto questo tirocinio di 3 mesi, poi mi è stata proposta una work experience di 6 mesi, nel frattempo comunque continuavo a studiare, a frequentare l'università, mi sono laureato e il giorno dopo la laurea magistrale mi sono trovato a entrare in azienda con un contratto a termine di 1 anno nel quale mi è stata data l'incarico di costruire un po' il reparto di ricerca e sviluppo. Al termine dell'anno mi è stata rinnovata la fiducia e mi è stato proposto un contratto a tempo indeterminato come responsabile della ricerca e sviluppo. Sono stati anni molto particolari perché ci sono colleghi che hanno avuto la possibilità di inserirsi all'interno del mondo del lavoro o di aziende strutturate e di avere tutto sommato un maestro, un riferimento o comunque un contatto all'interno dell'azienda con cui confrontarsi e per cominciare, per intraprendere il loro lavoro. Io invece mi sono trovato nel 2009 a entrare in un'azienda dove la ricerca e sviluppo non esisteva, era un'azienda molto stabile e ferma, perché non c'era innovazione, non c'era lo sviluppo di nuovi prodotti, il fatturato era costante, se non in leggera crescita, in leggero calo, mentre la nuova proprietà ha dato una spinta e uno sviluppo commerciale notevole, volendo anche poter proporre ai clienti nuovi prodotti. Ecco quindi che mi sono trovato probabilmente nel posto giusto al momento giusto, perché dal 2009 in poi c'è stato un fortissimo sviluppo all'interno dell'azienda. Questi erano ai tempi gli sbocchi occupazionali che erano presenti nel manifesto, nel libretto del corso di tecnologie alimentari.
Per cui posso dire che entrambi, sia Christian per quanto riguarda il triennio, sia io per quanto riguarda la laurea magistrale, abbiamo trovato uno sbocco professionale in conformità con quanto previsto, perché se andiamo a leggere la gestione dei processi di produzione, di trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti, l'analisi dei prodotti alimentari, controllo qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, la ricerca e sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare, sono proprio le occupazioni che ci troviamo a svolgere, a fare. La progettazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi, la gestione degli impianti di produzione, dei sistemi di controllo e regolazione dei processi e lo sviluppo di metodi e procedure per la caratterizzazione chimica, fisica, biochimica e microbiologica degli alimenti. Questo è l'organigramma aziendale, per cui all'interno dell'azienda vedete che la funzione di ricerca e sviluppo, svolta da me in collaborazione con Christian e Valentina, sia alle dirette dipendenze dell'amministratore delegato, quindi del direttore generale, assieme a tutta una serie di figure chiave, qual è quella del responsabile di produzione, del direttore di stabilimento, responsabile commerciale, responsabile amministrativo e dell'ufficio acquisti. Il gruppo quindi è diviso in funzioni che vengono anche rappresentate e impersonalizzate nei tre componenti, per cui io sono il capo del gruppo di ricerca e sviluppo e supervisiono tutti i progetti e sono riferimento per la tecnologia in produzione. Christian si occupa di organizzare e di seguire le prove che vengono fatte in linea per la realizzazione dei prototipi e dei primi prodotti. Si occupa di gestire le ricette e le schede prodotto, delle prove degli incarti, quindi tutto il packaging, e anche lui è riferimento per la tecnologia in produzione. Valentina invece svolge il ruolo di project management, per cui collabora e coordina i rapporti con i vari clienti e anche con i fornitori, soprattutto per la qualifica delle nuove materie prime. Segue tutto lo svolgimento dei nuovi progetti. Lo staff quindi della ricerca e sviluppo è composto da tre laureati presso l'Università di Udine, la Facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari. Nel biennio 2020-2021 abbiamo concluso 42 progetti di nuovi prodotti e abbiamo circa 150 progetti di nuovi prodotti in gestione. Sono i più disparati, per cui qua potete vedere un elenco, si tratta di biscotti per infanzia gluten free, Petit beurre per clienti più strani, biscotti per infanzia, snack salati, wafer, cracker, biscotti secchi, frollini. Questa è una cosa molto interessante per me, perché vedo colleghi all'interno di altre aziende che hanno una settorialità molto spinta, per cui hanno la possibilità di guardare la ricerca e sviluppo, di occuparsi di questa con solo per certi aspetti dello sviluppo di un prodotto, per cui so che c'è chi si occupa per esempio di sviluppare unicamente frollini, c'è chi è più specializzato nella possibilità di sviluppare dei cracker, chi sviluppa più la possibilità del confezionamento. Qui tutto sommato abbiamo la possibilità di vedere lo sviluppo di un prodotto dalla selezione delle materie prime e di decidere quali materie prime utilizzare, definendo nelle specifiche, i fornitori, la caratterizzazione, i controlli che devono essere fatti all'ingresso, fino allo sviluppo della ricetta, lo sviluppo dei prototipi, l'industrializzazione in linea, la definizione degli standard di prodotto e di processo, lo studio della shelf life, la produzione e la prima commercializzazione, per cui veramente tutta la filiera dall'inizio alla fine. Qua probabilmente un po' vi annoio, però responsabile della ricerca e sviluppo è un laureato magistrale presso l'Università degli Studi di Udine. E cosa facciamo? In genere cerchiamo di captare quelli che ci sono gli input che ci derivano dalla direzione o dall'ufficio commerciale per lo sviluppo di nuovi prodotti e stendiamo un piano di progettazione.
Poi la direzione generale è responsabile di approvare il progetto o le modifiche, e la ricerca e sviluppo svolge il ruolo di project leader, coordinando le varie funzioni aziendali e lavorando in team. È molto importante, quindi, al di là delle capacità personali di tutti, la capacità di lavorare assieme agli altri e di relazionarsi con gli altri, perché una delle cose più difficili che ci si trova ad affrontare quando si entra nel mondo del lavoro è l'avere a che fare con delle persone che siano solo colleghi di lavoro, quindi pari grado piuttosto che funzioni compatibili o sullo stesso livello, ma anche e soprattutto con la parte degli operai in produzione, perché nel momento in cui c'è un obiettivo da raggiungere bisogna essere riconosciuti come dei trascinatori, dei leader di arrivare al raggiungimento di un obiettivo velocemente, con il coinvolgimento di tutti però e con il rispetto di tutti. Per quanto riguarda le modalità operative, quindi dopo un'analisi degli elementi in ingresso, pianifichiamo quelle che sono le attività per lo sviluppo di un prodotto, seguiamo sempre degli iter di verifiche e di riesami e di validazione poi delle varie fasi, definendo poi gli elementi in uscita. Le analisi degli elementi in ingresso sono quelli che riguardano i limiti di costo, il tipo di prodotto che il cliente vuole, il riferimento qualitativo, il formato, il tipo di confezionamento, quali sono le tempistiche, e in questo caso siamo responsabili di portare il progetto all'approvazione del direttore generale, che ha il compito di approvarlo o di respingerlo, e di cercare di fare in modo di far collimare tutti questi elementi in ingresso nella realizzazione di un prototipo. Durante la pianificazione dell'attività, quindi, comprende lo sviluppo del prototipo, la costificazione, la determinazione del processo produttivo, lo sviluppo del packaging, e ogni fase viene portata avanti dall'ente responsabile. Vengono convocati sempre dei riesami per controllare che tutte le funzioni aziendali siano allineate e coordinate nello svolgimento del progetto, al termine del quale c'è la validazione finale. Questi sono gli elementi in uscita della progettazione e dello sviluppo, quello di cui ci occupiamo ogni giorno, per cui la definizione di una distinta base della ricetta, il diagramma di cottura dei prodotti, le caratteristiche tecnologiche, quelle delle materie prime, le specifiche delle materie prime, i metodi per la verifica in ingresso delle materie prime, le istruzioni per la produzione degli impasti, le istruzioni per la cottura dei prodotti, il piano di campionamento, l'indicazione dei controlli di processo, delle caratteristiche del packaging, delle specifiche del controllo degli incarti, l'indicazione delle condizioni di conservazione, delle specifiche di controllo del prodotto, della shelf life. Andiamo a definire poi la scheda tecnica del prodotto e andiamo a vedere se il prodotto nuovo ha alcuni impatti sul piano HACCP. C'è poi tutta una serie di formalizzazioni, no, delle attività progettuali, che sono un po' il piano di progettazione che abbiamo costruito assieme. Per cui nel momento in cui mi è stato chiesto di organizzare l'attività di ricerca e sviluppo, ho cercato di capire intanto come cosa voleva dire fare ricerca e sviluppo all'interno di un'azienda di prodotti da forno e di formalizzare alcune attività. Per cui mi sono inventato un po' un modus operandi formalizzato nel piano di progettazione. Il piano di progettazione prevede varie fasi, in questo caso 6. Si passa quindi dalla formulazione della ricetta alla costificazione del prodotto, viene fatto uno studio di fattibilità produttiva, viene valutato il packaging, viene scelta, determinata la shelf life del prodotto e si passa poi all'approvazione finale prima della prima produzione. Questo è un esempio un po' di come vengono formalizzate le varie attività.
per cui si passa alla definizione di un conteggio. In un conteggio uno definisce la ricetta, i valori nutrizionali che il prodotto deve avere e definisce la ricetta. La ricetta non è un semplice elenco di ingredienti, ma è anche un'istruzione operativa, perché gli operatori in produzione devono avere delle istruzioni chiare di cosa fare e di come farlo, e devono seguire quindi questa istruzione. Segue la fase di costificazione del prodotto, lo studio della fattibilità produttiva, in cui si cerca di capire come fare il prodotto, come deve essere modificato il processo di produzione o come deve essere modificato o seguito o adattato alle esigenze del prodotto, quali possono essere eventualmente i macchinari da progettare o le nuove attrezzature da comprare e qual è l'impatto del prodotto sul piano HACCP. Questo è un esempio di packaging che viene sviluppato, per cui al di là della definizione del foglio di macchina, che è il disegno tecnico sopra cui poi le varie agenzie grafiche si occupano di sviluppare il pack, compito della ricerca e sviluppo è anche quello di dare le indicazioni per lo sviluppo di questo pack e quindi di dare alle varie funzioni aziendali una lista ingredienti, una tabella dei valori nutrizionali e andare a identificare gli allergeni. Segue poi la definizione della shelf life, di questo si occupa Christian. Per la definizione della shelf life dei prodotti viene utilizzato un software, Food Life, che tra l'altro è stato sviluppato proprio dall'Università degli Studi di Udine. Segue poi l'approvazione finale del progetto e l'ok ad andare in produzione. Questi sono i nostri contatti. Dovesse esserci qualche necessità, alessandro.polimeno@qualityfoodgroup.com, cristian.lunardelli@qualityfoodgroup.com. Al di là di quello che vi ho illustrato in questi minuti, mi farebbe piacere, insomma, poter rispondere a delle domande che potete farmi senza problemi, o raccontarvi senza problemi, potrei raccontarvi degli aneddoti o delle situazioni che ho vissuto in azienda con molto piacere. Grazie, grazie Alessandro. Io penso che tu abbia dato un quadro abbastanza articolato di quelle che sono le funzioni svolte dalle due figure, no? Dal laureato triennale e dal laureato magistrale. E quello che mi è parso di capire è che il vostro ruolo in azienda, tra l'altro. Voi siete, come dire, forse due dei pochi casi vengono assunti da un'azienda e poi lì ci restano, nel senso che, a parte la tua esperienza iniziale in un'altra azienda come tirocinante, direi che insomma questa è stata la tua azienda dall'inizio fino ad oggi. Io devo dire che quando sono entrato in azienda mi sono innamorato di quello che l'azienda fa e di quello che poteva essere il mio ruolo all'interno dell'azienda. Mi sentivo veramente in grado di poter soddisfare, e mi sento in grado di poter soddisfare, di poter fare quello che mi viene richiesto, quindi lo sviluppo di prodotti nuovi, ma anche ho un appagamento incredibile nel momento in cui mi viene richiesto di sviluppare un nuovo prodotto e dopo 6 mesi, 1 anno, vedo il prodotto sviluppato dal nostro gruppo presente sugli scaffali della grande distribuzione. Per me è una realizzazione incredibile, e nel tempo sono diventato sempre più cattivo, nel senso di nel tentativo di raggiungere gli obiettivi che ci vengono dati nel minor tempo possibile e con l'impiego di risorse tutto sommato limitate.
Questa chiamasi passione per il proprio lavoro. Sì, assolutamente, assolutamente. Ecco, quello che mi è parso di capire è che comunque, nonostante l'azienda sia sempre la stessa, i vostri ruoli, tu e anche quello di Christian, si sono evoluti nel tempo. Sì, cioè, assolutamente. In maniera molto distinta tra le due figure, però comunque ci sono stati dei cambiamenti, delle evoluzioni, no? Nelle mansioni, nei ruoli che ricoprite. Io all'inizio lavoravo in stretta collaborazione col direttore di produzione. Il direttore di produzione era una figura molto particolare, tra l'altro è andata in pensione da un anno, però era è una persona con un'esperienza incredibile, ma anche di difficile gestione. Io mi ricordo che i primi giorni che entravo in azienda riuscivo a guardarlo da lontano e a capire da lontano se era il giorno giusto per chiedergli qualcosa, quindi per avere una formazione, per imparare qualcosa, o se era la giornata in cui dovevo lasciarlo perdere, lasciarlo in pace, e allora mi dedicavo alla... entravo in produzione e seguivo le linee in prima persona, in quanto c'è da imparare sia da alcuni riferimenti, da alcune persone che possono occuparsi della formazione di noi, insomma, di chi entra nel mondo del lavoro, però io penso anche che ci sia la possibilità di capire anche da soli quali sono i processi, le modalità di produzione, le dinamiche di un'azienda e di un processo. Io posso dire che ho avuto la possibilità sia di avere qualche dritta dal direttore di produzione, ma penso di aver messo anche molto del mio nel tempo dedicato all'osservazione delle varie linee di produzione. E devo dire anche che mi è stata data questa possibilità dall'azienda dove lavoro, perché probabilmente sono riuscito a farmi conoscere in qualche modo durante i tirocini, le work experience. Spero che qualcosa di positivo in me ai tempi abbiano visto, e quindi mi è stata data la possibilità nei primi anni di formarmi, di lavorare in stretta collaborazione poi col direttore di produzione, fino a diventare responsabile del reparto di ricerca e sviluppo, che tra l'altro è stato costruito. Io mi ricordo nei primi 5 anni che lavoravo praticamente da solo, non avevo nessuno con me, per cui mi occupavo un po' di tutto, quindi sia di selezionare le nuove materie prime, fare le ricette, andare a seguire in produzione i test per la realizzazione dei prototipi, un po' tutto quello che abbiamo visto dall'inizio alla fine, fino a passare giornate intere a spennellare, togliere quindi dalla polvere di biscotto i biscotti per mandarli ai clienti come prototipi da provare. Io mi ricordo che ho passato le giornate a togliere le bave dei biscotti, che sono quelle crosticine che ci sono quando i biscotti non vengono fatti proprio perfettamente, ai fori, per capirci, del prodotto, tipo le macine, per avere la possibilità di mandare ai clienti dei prodotti perfetti come campionatura. Questa fase sicuramente mi ha annoiato, però mi ha dato la possibilità di prendere per mano tutti i biscotti e di capire tutti i prodotti, quale potesse essere un prodotto qualitativamente buono, quali i difetti, quali le caratteristiche di ognuno di essi. Io a questo punto vorrei dare la parola agli studenti, se vogliono rivolgere al dottor Polimeno loro delle domande. Anche potete usare anche la chat se preferite. Mentre ci pensano, non so Nadia se vuoi fare tu, hai una domanda tu, o altrimenti io ne avrei anche un'altra. Avevo piacere, volevo lasciare lo spazio agli studenti, ma intanto che insomma loro prendono il tempo. Avevo due domande. E innanzitutto spiegavi, hai fatto vedere l'organigramma di quello che è l'attuale organizzazione della ricerca sviluppo, no? All'interno dell'azienda. E però ho capito che hai creato tu tutto questo, no? Perché hai fatto nascere tu la ricerca
ricerca e sviluppo. Allora, la domanda che ti volevo fare è se hai dovuto anche procedere alla selezione dello staff e di tutte le persone che poi, cioè se hai avuto l'onore ma anche l'onere di dover selezionare le persone che sono poi quelle che lavorano con te, perché penso che anche questa attività richieda delle competenze, per questo che ti faccio questa domanda, no? E quindi sei attorniato tu delle persone che volevi o c'è qualcun altro che ha fatto questa attività? Allora, chi lavora con me, quindi Cristian e Valentina, all'interno dello staff del gruppo di ricerca e sviluppo, sono stati selezionati, tenendo in considerazione sicuramente anche le mie indicazioni, formalmente sono stati selezionati e sono entrati in azienda tramite l'ok del direttore del personale e del direttore di stabilimento. In genere tutti i processi di selezione per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, ma anche ho visto delle altre funzioni, per cui controllo qualità, assicurazione qualità, i colloqui vengono fatti dal responsabile del personale assieme anche alla funzione coinvolta, per cui nel caso di un candidato di ricerca e sviluppo c'è anche il mio intervento. Vengono stilati normalmente e selezionati normalmente un gruppo più ristretto di candidati che poi passano alla selezione del direttore del personale e poi entrano in azienda in varie modalità, no? Come tirocinio, come contratto a tempo, come contratti somministrati tramite agenzie, in varie modalità. Comunque devo confermare che Cristian lavorava in controllo qualità e dopo una corta serrata l'ho portato a lavorare in ricerca e sviluppo. Valentina è un inserimento di 3 anni e mezzo fa ed è stata fortemente voluta perché c'era la necessità di un contributo importante per quanto riguarda il coordinamento dei vari progetti che erano diventati veramente molti. 150 progetti gestiti da 3 persone erano tanti. Sono molti. Devo dire che tutta l'azienda comunque è coinvolta nello sviluppo di nuovi prodotti, perché lavoriamo assolutamente in stretta collaborazione con l'ufficio acquisti quando c'è da selezionare una materia prima, con il reparto manutentivo quando c'è da intervenire sulla modifica delle linee di produzione o c'è da inventarsi anche qualche macchinario, no? Per cercare di fare qualcosa che ci viene chiesto di fare. Mi ricordo, ed è una cosa che a me piace tantissimo, la possibilità di l'aspetto creativo, no? Per cui la possibilità di creare, di pensare e di creare anche delle macchine, oltre a dei prodotti, che possano servire per la produzione di qualche prodotto particolare. Quando ci è stato chiesto, ad esempio, di fare un cracker con il riso soffiato in superficie, è stata una sfida non da poco capire come far aderire il riso soffiato alla superficie del cracker, come poteva essere alimentata la macchina, come poteva la macchina distribuire il riso, e ho avuto la fortuna di essere coinvolto e di poter dire la mia, perché credo e sono fondamentalmente insomma convinto che le sfide possano essere affrontate in squadra, quindi coinvolgendo varie funzioni, ognuna delle quali dà il proprio contributo, e poi alla fine c'è la possibilità di scegliere sicuramente di fare qualcosa nel momento in cui si sono affrontati tutti gli aspetti o quanti più aspetti possibile. Grazie Alessandro. No, un'ultima domanda che è forse un po' più personale, più legata alle attività che svolgo io. Ti chiedo se non ho mai sentito parlare di, non ti ho sentito parlare di analisi sensoriale. Ti chiedo se in questa ricerca e sviluppo utilizzate l'analisi sensoriale come strumento, no? Poi nella valutazione del prodotto. Allora, io ero panel leader del panel interno alla Quality Food Group. Ora la funzione è passata sotto il laboratorio. Ad ogni modo, il panel interno è un panel molto particolare. Ci serve per determinate situazioni. Essendo il panel interno a conoscenza dei prodotti e delle materie prime, a volte porta a dei risultati non allineati rispetto a quelli che sono
i responsi poi che abbiamo dai consumatori, per cui ci appoggiamo anche a dei laboratori esterni che svolgono per noi delle valutazioni di prodotti che facciamo o ci danno degli strumenti, degli input per poter realizzare o modificare dei prodotti esistenti. Ecco, vedo una domanda, vero Monica? Non riesco a leggerla. Allora la leggo io. Carlo chiede: seguire un tirocinio, un'esperienza lavorativa in azienda durante il periodo di studi richiede sicuramente una maggiore fatica e impegno. A suo parere, vale la pena fare queste esperienze prima della laurea? Specifica tra parentesi, c'è una maggiore contestualizzazione, la possibilità di sperimentare direttamente ciò che si studia, oppure conviene aspettarne il termine? È una bella domanda. Io ho cercato di sfruttare tutte le possibilità che mi sono state offerte per poter uscire dall'università e conoscere anche il mondo del lavoro. Oltre a quelle, alle esperienze formali che ho citato, per cui Gusto 1, i vari laboratori dell'università e Quality Food Group, durante il sabato di tutto il periodo universitario lavoravo presso una macelleria che era parte di un'azienda che si occupava di catering e quindi di forniture di alberghi, mense e ospedali. Perché sono finito in una macelleria? Perché all'interno di questo gruppo lavorava una tecnologa alimentare che conoscevo, per cui ho cercato anche lì di capire quello che era il ruolo del tecnologo alimentare, di dare anche una mano a questa figura. Per cui io personalmente credo che se uno ha la volontà di entrare nel mondo del lavoro non mi lascerei sfuggire la possibilità di fare queste esperienze. Di contro però c'è da dire che il percorso di studi un po' ne risente. Anch'io ho avuto dei buoni voti sicuramente, però il periodo di studi è durato qualche anno in più rispetto ai 3+2. Bisogna insomma capire un po' pro e contro, farne un bilancio e poi prendere una decisione. Perché ad ogni modo quando si va a lavorare l'impegno è notevole, soprattutto se si affronta l'esperienza lavorativa in un certo modo. Penso che sia stata questa una risposta molto saggia, no? dipende, ecco. Comunque, io se posso consigliare, consiglierei a chi ha la volontà di poi andare nel mondo del lavoro, di non fermarsi all'interno dell'università, di poter anche uscire, perché no? È sempre la possibilità di c'è sempre un arricchimento nel conoscere delle nuove realtà, nel mettersi in discussione, nell'affrontare cose nuove. Ecco, diciamo Alessandro che quella che tu hai avuto è stata un'opportunità e quindi è questione di opportunità, se le opportunità si presentano, anche se richiedono un grosso sacrificio, no? Nel dover effettuare le due cose contemporaneamente bisogna coglierle forse, no? Sì, per me sì, probabilmente se ai tempi non le avessi colte ora non sarei qui, magari sarei impiegato da qualche altra parte, però se posso dire, insomma, le soddisfazioni che ho avuto in questo periodo sono molte, ecco. Probabilmente perché ho sfruttato questa possibilità. Non so se gli studenti e le studentesse ce l'abbiano chiara, ma il concetto di tecnologo di processo, no? Che cosa significa essere un tecnologo di processo? Un tecnologo di processo è una figura molto particolare, per cui dobbiamo, nel momento in cui si entra in un'azienda, ad esempio di produzione di prodotti da forno, si perde un po' l'idea o delle convinzioni che si hanno nel momento in cui si esce dall'università. Io quando sono uscito dall'università pensavo di avere a che fare con la farina, con lo zucchero, con l'olio. Entrando in un'azienda ho scoperto di avere a che fare con
fornitori, lotti di produzione, batch diversi uno dall'altro, con delle caratteristiche particolari uno dall'altro, con degli impatti notevoli sul processo. Per cui avere le conoscenze delle materie prime, delle caratteristiche delle materie prime, per poter modulare il processo di produzione al fine di ottenere un prodotto finito che ci viene richiesto sempre uguale a se stesso, è una cosa molto importante, no? Per cui chi mangia i nostri prodotti, chi valuta i nostri prodotti, vuole avere un prodotto che sia sempre uguale ogni lotto e ogni giorno. In realtà però le materie prime che ci arrivano non sono sempre uguali, hanno delle caratteristiche diverse, seppur all'interno di una specifica di acquisto, alcuni parametri definiti. Quindi a noi tecnologi di processo ci viene chiesto anche di avere una conoscenza approfondita del processo di produzione e di poter anche modulare o cambiare il processo in corso per poter annullare le variabili di partenza che guardiamo, che vediamo. Per dire, ieri stavamo producendo un cracker senza glutine, con farina di riso primo ingrediente. Siamo passati da un fornitore all'altro di farina di riso e siamo passati da avere una resa del 99% sulla linea ad avere uno scarto di quasi 2 o 3 impasti prima di poter risistemare il processo e risistemare il prodotto. Poi siamo andati a fare una valutazione delle cause, era cambiata unicamente la granulometria. La granulometria del riso aveva comportato un assorbimento in più di quasi il 20% d'acqua che ci siamo trovati a dover aggiungere e correggere per riuscire ad ottenere lo stesso prodotto di prima. Quindi è un impegno, quello del tecnologo di processo, costante e continuo, perché al di là di tutti i moduli, di tutte le standardizzazioni che vengono fatte, comunque qualche variabile va gestita, sempre. E sono variabili spesso imprevedibili. Assolutamente, assolutamente. Bisogna essere anche molto capaci. Bisogna attingere dall'esperienza, essere anche tante volte un po' innovativi o pronti a... La prima cosa da fare è sicuramente essere pronti a prendere delle decisioni in maniera rapida e veloce. Vedo, per esempio, altri colleghi che non hanno un contatto con la produzione e con i tempi anche della produzione, che invece gli viene data la possibilità, o è giusto, che si prendano dei tempi diversi per poter reagire, per poter dare una risposta. Il tecnologo di processo invece è un tecnologo di campo e deve dare delle indicazioni o delle risposte in tempi veramente rapidi. Anche di notte ogni tanto, Ho le chiavi del cancello, per cui mi capita ogni tanto, quando c'è qualche problema in produzione, di venire in azienda. Ci credo. Sì, sì. Ci sono altre domande? Io, se volete, do una possibilità agli studenti, approfitto. C'è un posto sono aperte le selezioni per un posto di controllo qualità. Nel reparto controllo qualità abbiamo la mia collega Marta e 3 colleghi che lavorano a turno, ognuno quindi inserito all'interno del turno della mattina, del pomeriggio, del turno di notte, e sono i contatti dei capi turno per il controllo qualità. Qualora interessati, noi a breve dovremo aprire le selezioni. Beh, Alessandro, penso che riceverai una quantità di curriculum, anche che questa tua presentazione, questa nostra discussione di oggi va su Play Unihood, quindi sarà sicuramente... È una... Hai rischiato, hai usato. Vabbè. Ecco, forse se vuoi dire qualcosa di più su quella che potrà essere la mansione, no? Allora, il controllo qualità a turno risponde al responsabile controllo qualità ed è responsabile del controllo del rispetto di tutti gli standard produttivi, no? Per cui
svolge una funzione, anche lei, anche questa funzione di campo, per cui è impegnata per la maggior parte del tempo in produzione a controllare il rispetto degli standard, per cui avrà la possibilità di entrare in contatto con l'area impasti per quanto riguarda il controllo del rispetto della tracciabilità dei prodotti, il controllo delle pesate, il controllo del rispetto degli standard produttivi, il controllo anche qui di processo, per cui nel momento in cui c'è una carta di controllo di processo, la verifica che questi parametri, che i parametri vengano rispettati. Per quanto riguarda il confezionamento, uguale, l'uscita dal forno, il prodotto deve avere determinate caratteristiche e quindi va controllato, va verificato. In confezionamento, avendo vari reparti e varie possibilità, anche qui vanno controllati tutti i lotti, tutte le codifiche, il rispetto delle palettizzazioni, di come va fatto un prodotto. È una mansione, secondo me, molto interessante, perché anche qui c'è la possibilità di avere a che fare un po' con tutta la filiera, no? E quindi di di farci una bella esperienza. Qui all'interno di Quality Food comunque viene data la possibilità anche ai singoli di poter metterci del proprio, no? Per cui anche di poter contribuire in maniera originale a qualche proposta o all'arricchimento di qualche funzione. Non sono sicura di averlo capito io, ma forse mi è sfuggito. Si tratta di un tirocinio in azienda o è un'altra forma? No, può essere proprio un ingresso interno. Probabilmente o generalmente l'ingresso avviene tramite un'agenzia interinale, ok? Per cui un contratto con un'agenzia interinale generalmente a termine, si parte di solito con 6 mesi, durante i quali un candidato può essere un po' valutato e poi c'è la possibilità sicuramente di cambiare modalità di contratto, avere un contratto interno e di entrare a far parte dello staff della Quality Food Group. Ecco, e se diciamo chi ci ascolta è interessato, che cosa deve fare, come deve approcciarsi? Allora, ha la possibilità di fare riferimento, di venire qua fisicamente in azienda sicuramente, di presentarsi e di presentare il curriculum all'ufficio personale. Eventualmente io avevo lasciato nel video la mia mail o la mail di Christian, alternativamente il contatto mail è info@qualityfoodgroup.com. Benissimo. Allegare il curriculum, richiesta, nuova posizione, controllo qualità. Perfetto, quindi il messaggio è stato inviato e, e quindi adesso staremo a vedere. Allora, io non vedo altre domande da parte degli studenti e siamo giunti anche al termine del nostro tempo a disposizione e quindi grazie davvero Alessandro, sei stato molto gentile ad accogliere il nostro invito e soprattutto ci hai dato un quadro molto chiaro e molto interessante di quali sono le funzioni che un tecnologo alimentare laureato triennale o laureato magistrale può svolgere in un'azienda grande, molto aperta, come avete sentito, anche all'innovazione in termini di prodotti e di processo e credo insomma che il quadro che ne è venuto fuori sia molto, molto interessante e anche le cose che hai detto estremamente anche stimolanti per gli studenti. Quindi grazie davvero moltissimo, un saluto a Christian e ringrazialo da parte nostra perché comunque so che ci ha lavorato sì, essere presente, ha contribuito alla presentazione. Sì. E un saluto e un ringraziamento anche a tutti gli studenti che sono qui, hanno partecipato in maniera in diretta e a quelli che ci ascolteranno e guarderanno il nostro video su YouTube. Un saluto da parte mia e da parte della professoressa Innocente. Saluti a tutti. Un saluto anche da parte mia a tutti quanti, grazie mille. Grazie ancora. Grazie a voi.